In epoche lontane, durante lo sbarco dei turchi nel nostro territorio, una delle popolazioni, possiamo dire, interessate è stata San Pancrazio Salentino, al posto della vicinissima Avetrana. E in tutto questo fatto c'è un personaggio che ancora ricopre un ruolo e ha anche un alone di mistero: Cria. Andiamo a conoscerlo con Maria Pia Mazzotta. Cuando llegaron los turcos en el Salento, uno de los pueblos atacados fue San Pancrazio Salentino. Su población fue atacada, saqueada, maltratada por pura casualidad, porque el pueblo destinado era Avetrana. Y en todo este cuento hay un personaje que se recuerda, y su apodo era Crío. Il grido Mamma li turchi racchiude la tragedia che colpì nel 1480 la terra d'Otranto e il clima d'allarme degli anni in cui le scorrerie dei turchi erano all'ordine del giorno. La terra dei due mari ha subito razzie e incursioni, è stata più volte martoriata. E i racconti di quell'epoca sono spesso aspri e cruenti. Anche a San Pancrazio rimangono le tracce dell'assedio dei turchi fra storia e leggenda. Nemmeno l'entroterra, infatti, fu risparmiato. Era la notte del 1 gennaio 1547. 100 corsari turchi a bordo di 5 galeoni si diressero verso la costa salentina. A capo della flotta c'era Cria, il protagonista di questa storia. Un uomo originario di Avetrana che aveva abiurato la propria religione e per vendicarsi del paese di origine volle organizzare questa spedizione. Il rinnegato lo chiamavano e proprio lui, insieme ai corsari, sbarcò a Torre Colimena per puntare dritto verso Avetrana. Qualcosa però modificò la direzione intrapresa. Ad essere saccheggiata fu infatti la piccola terra di San Pancrazio. L'evoluzione dei fatti è tuttora poco chiara, ma avremo delle delucidazioni da Livio Greco, componente del gruppo I Mala Razza, nonché esperto di musica e di tradizioni locali. Quanto ci dicono le fonti, noi sappiamo che sentono il suono di un tamburo col quale facevano sì mattinate, come dice una delle fonti più attendibili, cioè il Girolamo Marciano. E quindi noi non abbiamo una interpretazione precisa del fatto del perché, sentendo i tamburi, no, abbiano deviato. Però in ogni caso questo ci dà insomma, un'attestazione molto importante da un punto di vista etnomusicologico, perché insomma attesta il fatto che a metà del Cinquecento nei territori fra Avetrana e San Pancrazio si portavano queste mattinate, che erano un po' delle cantate che si portavano in segno di devozione oppure anche in segno di rispetto. Però in quel caso la vicenda è avvenuta insomma la notte del 1 gennaio del 1547. E quest'altro indizio è particolare perché anche in altre zone del sud Italia vengono portate queste cosiddette mattinate nel periodo natalizio, in particolare proprio come succede ancora da noi nella zona della Grecia Salentina, in particolare a Corigliano d'Otranto, si portano queste cosiddette strine, cioè le strenne, questi appunto da regalo natalizio, cioè si va a cantare di masseria in masseria portando questa strina, quindi questo canto, e ricevendo in cambio qualcosa da mangiare, quindi sono dei canti di questua, ma hanno come testo, come argomento, insomma, la nascita del Cristo. Fino agli anni 60 questa storia veniva tramandata come una leggenda.
Fu poi un sacerdote del posto, l'eclettico Papa Tore, a cercare per primo dei riferimenti bibliografici. Negli anni Ottanta affiora poi un affresco nella chiesa più antica di San Pancrazio, la chiesa di Sant'Antonio da Padova, un dipinto risalente all'incirca al 1600 che riproduce l'intera vicenda. La cosa più importante è il Cria che vediamo viene lapidato. Sicuramente sarà stato, insomma, tradito a sua volta, perché insomma questa è anche un po' una storia del tradimento, non solo del tradimento, no, di significato, ma anche del tradimento, storia di tradimento. Sicuramente, insomma, sarà successo qualcosa per cui, insomma, i turchi insomma, ritornarono nel loro paese, perché lo stesso Marciano ci dice che le persone che non furono riscattate furono portate, insomma, in Turchia per essere utilizzate come schiavi. E quindi, insomma, questo affresco è importante almeno perché ci dice una probabile fine del Cria, che in ogni caso fu restituito alla popolazione, e quindi la popolazione gli diede un giusto, se possiamo dire così, trattamento per il tradimento che aveva fatto. Tra le altre cose, noi, è particolare il fatto che ci sono anche dei bambini che lanciano le pietre, proprio a stare a significare che, insomma, l'incursione dei turchi non era cosa da poco. Il documento storico più attendibile è il testo di Girolamo Marciano, dal titolo Descrizione, origini e successi della provincia d'Otranto, secondo il quale un manipolo di uomini distrusse San Pancrazio cogliendolo di sorpresa. Con l'attacco dei turchi venne tutto raso al suolo. Gli esattori arcivescovili di Brindisi per 50 anni non trovarono nuclei familiari da tassare. Alla ricostruzione iniziò a provvedere Francesco Aleandro, considerato il secondo fondatore della cittadina. Il casale pian piano cominciò a ripopolarsi, ma non conquistò l'autonomia. In effetti rimase frazione della vicina Torre Santa Susanna fino al 1839. Se ne riuscì a staccare, si racconta, con un episodio molto suggestivo. Essendo di passaggio il re proprio in questa terra, una bambina del posto, Chiara Micelli, gli offrì un fascio di fiori appena colti. Il sovrano gradì il dono e ascoltò di buon grado quanto la fanciulla chiedeva, ossia che San Pancrazio fosse dichiarato comune autonomo. Ferdinando II, era lui con molta probabilità il re in questione, acconsentì e con decreto regio stabilì che il paese formasse un comune con un'amministrazione indipendente. Ancora oggi i suoni delle mattinate, della musica popolare di un tempo ci riporta indietro a immagini di scorrerie e di saccheggi che nel corso della storia hanno segnato le tradizioni della nostra terra.